E ciao a tutti ragazzi, sono Tecno ed eccomi tornato di nuovo su Minecraft. Sono nel server mc.pigparty.eu e sto provando le bedwars di questo server, perché se non mi sbaglio le hanno aggiunte da pochissimo, o almeno io non le ho viste. Ma posso dirvi che sono mappe bellissime ragazzi, secondo me sono molto più belle di parkcraft.it, perché sono molto simili, se non uguali, a quelle dei server premium come gomehd.net, Mineplex, quindi sono ugualissime. Ma attenzione, non sto qui a offendere, avete copiato, anzi hanno fatto un ottimo lavoro, quindi complimenti allo staff di questo server. Comunque la partita sta per iniziare, io faccio parte del team blu e siamo contro i rossi nella mappa medieval. Speriamo che non piove. Ok, non piove. Allora, non conosco questa mappa, quindi qua sicuramente c'è il punto di spawn dei lingotti di bronzo e di ferro. E il letto, non mi voglio sbagliare, ma sicuramente sarà sopra. E infatti è sopra. Comunque, aspettiamo un po' che si libera questa zona, perché sicuramente lo sapete, no? All'inizio tutti quanti si fiondano sulle piattaforme che danno i lingotti ed è un casino. Comunque, guardate che bella questa mappa. Bellissima, quello è il centro. Invece queste isolette, ovviamente, è dove ci sono i lingotti di ferro. Ah, avete fatto? Adesso posso entrare io. Oh, ottimo, abbiamo già 4 lingotti di ferro, quindi posso farmi una spada. Una spada e una corazza protezione 1. Vediamo un po'. No! No! Vattene! Gnu! Ok, vabbè, dai, puoi andare, puoi andare. Andiamo dal nostro carissimo villager. Allora, facciamo tutti i blocchi, prima di tutto. Poi ci compriamo protezione 1 e una spada affilatezza 2. Ok, 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 raccogliamo un altro po' per fare un po' di cibo e un piccone e altri... cioè il pantalone stivale e il cappello. Ok, fatto tutto. A quanto vedo i rossi già stanno tentando di venire da noi, ma io saprò... comunque... vi saprò dare il giusto benvenuto, ragazzi, quindi li sto aspettando proprio, venite. Quindi faccio una bellissima cosa, per il momento... mi metto qua, shiftato, oh, per non farmi vedere, e vi aspetterò qui. O forse me ne scappo, raga, vediamo la situazione. Dipende, se raccolgo tipo 3 lingotti d'oro me ne scappo e mi faccio la spada. Comunque bravissimo il mio compagno di squadra, così si fa. Bene, bene, ti aiuto. Facciamo una bellissima scala. Ok. Ok. Altri 2 lingotti. Sì, sì, abbelliamo un po' la zona. Tanto, non ce ne frega. Vediamo se possiamo dargli una mano dall'alto. Ma stanno scappando. Non voglio andare ora, raga, perché non mi sento sicuro con queste armi che ho adesso. Cioè, sì, sto messo bene, ma vorrei almeno una spada, quella là, contro a colpo 1, affilatezza 3. Se ti togli, togliti. E vabbè, non ti vuoi togliere? Ok. Ok, grazie, grazie, mi posso fare la spada. Benissimo. Eccola qui. Questa qua la regaliamo a qualcuno. E andiamo subito, raga, voglio ad attaccare. Questo qua sicuramente si metterà a destra per farmi cadere, anzi no. Se n'è andato. Lo so, mi stavi aspettando, mi voleva buttare giù. Guarda, guardate. Sono proprio pronto ad andare lì e massacrarli, veramente. Vabbè, sì, sì, ma facciamo un po' di uccisioni, raga. Mo non posso star qui a camperare, eh. Vieni un poco qui, vieni un poco qui. E tu sei morto. Dai che ci muori, ma dove voli? Ok, sei morto, ottimo. Dai che le ariamo, dai che le ariamo. Dai, 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 dai. Ma che cazzo di spada c'hai tu? No, no, no. Oh, li sto uccidendo tutti io, raga. Non è che mi prendono per hacker?
Dai che ti ammazzo, dai che li ammazzo tutti, dai. Morite, oh strage, però qua me ne voglio scappare un po', levatevi. Non voglio morire proprio così. Vai, no. Wow, ragazzi, madonna santa. Stavo facendo un trick assurdo, me ne stavo scappando. Oddio, e invece no. Comunque, che attacco, quante kill avrò fatto? Non ci posso credere. Per poco, non gli distruggevo il letto, ma per poco, Vado. Ok, torniamo di nuovo all'attacco. Ok, ragazzi, mi sono fatto qualcosina, ma niente di particolare. La solita protezione 1 con la spada affilatezza 2. E torniamo, aspettiamo di nuovo qui e cerchiamo di fare la spada. Vi ho scritto in chat, preparatevi che tra pochissimo attacchiamo tutti. Quindi speriamo che mi stanno a sentire. Aspettate. Non è il momento giusto. Ok, speriamo che mi stanno a sentire, perché voglio fare un grandissimo attacco, raga, per forza. Qualcuno è caduto in una trappola della tua squadra. E chissà che trappola hanno fatto. Vabbè, ma se saranno non attaccare io ci vado, però dai, questi mi lanciano le frecce. Quindi è meglio non rischiare. Aspettiamo un altro bellissimo lingotto d'oro e ci facciamo di nuovo la spada potente. Dai, eccolo qui, finalmente. Ok, almeno mi faccio la spada di nuovo, la buona. Contraccolpo 1, ottimo. Dai, che ho voglia di attaccare di nuovo. Vediamo se posso andarmi a fare una mela d'oro. Cioè, perché la mela d'oro si compra con un gold, quindi. Eccolo. Ando vai, lo volevi tu e mio. Vorrei anche una bellissima pozione di forza. E sto messo benissimo e pronto ad attaccare con una pozione di forza. Un gold? Ma sì, dai, è meglio la pozione di forza. Che possiamo farci più? Ah, dimenticavo. Un piccone. Non li sto neanche ravvisare perché è inutile. Non arriverà mai lì. Comunque fatemi passare che io voglio andare. Sono pronto. Questo all'arco però, che cacchio, alla fine. All'arco. Non ci voleva. Perché non riuscirò mai a passare. Aspettate. Due mele d'oro. E vediamo quello dove sta. Perché avrà fatto qualcosa per... Ma che fai? Che hai combinato? Madonna santa. Un blocco me lo dai, villager. Ma si mette anche la pianta. Che palle. Ma io c'avevo il piccone, che scemo. Ok. E sfruttiamo il ponte che ha fatto quello dei rossi. È nascosto lì, questo è mio. Stacca sdungu. Morite, bastardi, siete morti. Adesso, raga, è il momento giusto per provare un attacco. Con una bellissima pozione di forza. Vi sto aspettando, venite qua. Io ho tutto, mi sono mangiato una bellissima pozione. E pure pozione di forza, non puoi competere con me, bastardo, non puoi competere con me. Vai, ti aspetto anche a te, ho voglia di ucciderti. Dai, vieni. Non, tanto non mi espongo, non ti preoccupare, non sono scemo. Non mi faccio buttare giù. Ando vai. C'è qualcuno che mi vuole lanciare le frecce? Sì, è lui, Ombi. Uff, se riesco ad arrivare là è la fine.
Però ho seriamente molta paura che questi mi buttano giù. Questo qua sicuramente mi vuole buttare giù di lato. E io non sono scemo. Dai, vieni! Non andare, non andare, ti farei buttare solamente giù. Ah, ok, ce l'ha fatta. Vediamo come succede. A posto, possiamo andare, ragazzi, possiamo andare. Un'altra meluccia d'oro me la mangio. E vediamo un po' come va a finire questa situazione. Ti ammazzo. Vieni qua, vieni. Vieni qua, venite. Ma è morto quello. Vieni, vieni. Vieni. Vi buttate giù. Che scemi che siete. Io vi ammazzo adesso. Ah, vai. Ah, non ce la faccio, non ce la faccio. No, dai, venite, Blu, ma dove cazzo state, Blu? No, no, ragazzi, scusate se non parlo. No, sto morendo, Blu, non mi aiutano, Blu di merda. Che team... Mamma mia, ragazzi! Cioè, da solo come potevo sconfiggere tutti? Quelli non mi vengono a dare una mano! Oddio santo! Li avrei massacrati tutti se c'era qualcuno almeno che mi dava una mano, veramente! Ah, quanto mi fanno rosicare! Comunque, torniamo a farci di nuovo le cose. Poi... spada. Ah, che palle, non ci posso pensare. Andiamo tutti. Vai, andiamo tutti. Non state qui impalati a dormire, cacchio. Andiamo. Ma che fai? Vieni, vieni. Vai. Siamo qui. Mo se ne va. Raccogli almeno un po' d'oro, come facciamo in due? Raga, vedete, mi fanno incazzare certi team. Ne avrò uccisi un botto, una ventina, e nessuno che veniva, nessuno che correva, nessuno che ne ha approfittato di venire e di massacrare tutti. No, stavano dormendo in base, tranquilli, come stanno facendo ora. Guardate quello. Ma che fai lì? Che fai? Ovviamente non sono un capo, però dai, un minimo di collaborazione ci vuole. Che palle, se no. Non riusciremo mai a vincere così. Cioè, avete visto ragazzi cosa è successo? Avete visto? Ci hanno distrutto il letto. Hanno fatto benissimo, hanno fatto, ve lo meritate. Hanno fatto benissimo. Mamma mia, non ci posso credere. Ah, vieni, ti sto aspettando, ammazzami. Vieni, vieni, vieni. Ma, venite. Vaffanculo a tutti, vaffanculo al mio team. Cioè, guardate che nabbi. Stanno dormendo, sono nudi, non si sono fatto un minimo di protezione. Ma dagli, dagli. Vabbè, raga, io chiudo qui, sennò... continuo ad incazzarmi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti, ragazzi.